Signori ci siamo eh, sto sistemando le ultime cose, non so se mi sentite, eh, non so se mi sentite, aspettate un attimo che provo a togliere questo coso perché stasera in via del tutto eccezionale e mi sento molto più libero perché noi abbiamo questo pispolo qui davanti. Perché sto sistemando, come sapete, ve l'avevo già detto, sto, sto sistemando alcune cose e quindi siamo senza pispolo e si vuole proprio smanettare come mi garba a me, come una volta, senza troppi impedimenti. Eh. Sono, sono molto molto felice di tutto questo. Saluto Filo, Fantazzane, Samuele, eh, Jordi Brown, Francesco, Dark, Frad. Vi saluto tutti. Vi ringrazio per esserci anche stasera a farmi compagnia. E prima di iniziare vi, vi, vi devo un pa, due o tre comunicazioni. Allora, la prima comunicazione è che Gustav... Chi è? Magic 90, grazie mille di cuore. Ma io forse vi ho stasato i timpani? Forse vi ho stasato i timpani, non lo so di preciso. Comunque perso le orecchie e i timpani. Perfetto, perfetto, allora basso, Perché arriverà un giorno in cui io riuscirò a imparare a gestire l'audio di OBS, ma questo giorno non è oggi. Eh, ho abbassato, ora dovrebbe andare meglio ringrazio di cuore Magicool90 che dice anche ciao Edo, il saluto e il ringrazio ha evocato Mephiondo il campanone e parteciperà lui pure Saturday. a proposito di Old Saturday, la prima comunicazione riguarda quello stasera non c'è il circo signori non c'è la giostra perché finalmente abbiamo avuto uno sfidante che si è palesato nello specifico non lo sfidante ma il sostituto dello sfidante e quindi domenica, sì, domenica, sentiamolo. Sabato avremo, avremo la sfida al nuovo campione Caruso Goth. Eh? E poi vi volevo dire che Gustav, il mio amico Gustav, eh, mi ha detto che, visto e considerato i tanti apprezzamenti che sono arrivati sotto nei commenti, non, forse sa l'italiano. Io pensavo che non lo sapesse, fortunatamente non ho detto niente di male, perché non penso niente di male, ma non pensavo che sapesse l'italiano, forse lo sa. E quindi ci darà un codice sconto, un codice coupon code, eh, e ve, ve lo darò. Sto parlando chiaramente di questo signore che vedete qui, dov'è? Qui, I il busto del mamba di Hobby Bryant, se qualcuno fosse interessato, c'è un sacco di roba. Chi è? R Marinucci, grazie mille di cuore che sei abbonato, tra l'altro 5 mesi, 5 mesi su 5 mesi, sapete che è una roba che Embid, manco se rinasce, fa 5 su 5 e, gra Grazie mille E a proposito di Embid, poi, ultima comunicazione, vi devo spiegare il titolo di oggi eh, Il titolo di oggi è Provocazione, due punti, se Embid avesse fatto quel canestro, virgola, avrebbe vinto l'MVP, punto. Ci sono dei sottintesi in questo titolo e me li vado a spiegare, poi inizio a leggervi perché vedo che siete già tanti. Il primo sottinteso riguarda chiaramente il tiro di stanotte che ha tutto campo sul rimbalzo, dall'errore se non mi sbaglio, di Chris Paul al tiro libero. Embiid prende il rimbalzo e tira una preghiera a tutto campo che per poco non entra, ma proprio niente perché il pallone è rimbalzato due volte e poi è uscito. Fosse entrata, eh, chi è? Gules 01, grazie mille di cuore, perché, perché, aspetta, no, aspetta, ci sono cose, ho, ho perso, ho perso il, il mondo, perché Gules si è abbonato, ma non di sua sponte, bensì si è abbonato perché un donatore anonimo ha regalato un abbonamento alla community. Un, un, un donatore anonimo. È bella questa cosa del donatore anonimo che ha regalato un abbonamento alla community. Io lo ringrazio, grazie mille donatore anonimo. Eh, beh, bello, però a me è piaciuto. Anche perché ha fatto partire il treno, che ricordo essere fondamentale ne nello sviluppo della live, nella gestione proprio qui delle nostre cose. Il treno è proprio l'apice di cos'qui. Grazie mille di cuore ai donatori anonimo Non sapevo che si potesse essere donatori anonimi. Comunque sì, Crispo l'ha sbagliato il libero. Embiid ha preso il rimbalzo, ha tirato a tutto campo Manca poco a canestro la mia, la mia lettura della questione è questa Qualora quel tiro fosse entrato E non ci è mancato veramente niente eh, Philadelphia avrebbe forzato l'overtime Embiid avrebbe accumulato numeri ancora più esaltanti Già ha tirato fuori una partita che roba da chiodi Ma giocando anche l'overtime non ne parliamo nemmeno Philadelphia avrebbe vinto, avrebbe perto, perso Questo non è molto interessante ai fini del nostro discorso chi è? Niholassi Grazie mille di cuore che si è abbonato, 4 mesi e tra l'altro ho visto che c'è un messaggio in calce. Quindi arrivo subito, finisco il discorso. E soprattutto in bid sarebbe finito nella top 10, ma anche top 5, ma anche top 3, ma anche la migliorazione dell'anno. E questa cosa avrebbe avuto un ritorno mediato. Oggi si sarebbe parlando solo di questo, ovunque, in giro per il mondo, le clip, le, le robe, gli highlights, beh, chi è? Gules, 0-1, 1000 bi bit, 1000 bit sono tanti signori, non so quanto siano, ma sono tanti, Gra grazie mille di cuore. Tra l'altro con 1000 bit scali anche la classifica dei bit, quindi ci avrai dei punti per, per lo Sub Saturday, tanto poi sapete come, come funziona il gioco. Arrivo a tutti, eh? E quindi secondo me questo ritorno mediatico, che avrebbe avuto la figura di Embiid in un momento cruciale come quello di ora perché non siamo a inizio anno che tante cose devono succedere e là deve passare acqua sotto i ponti. ora siamo proprio lì, lì che si decide chi è che vince l'MVP e c'è una corsa serrata tra pochi nomi e tra questi nomi c'è Embiid, ma secondo me non è al primissimo posto. Questa cosa paradossalmente, paradossalmente perché non dovrebbe essere così, non si dovrebbe dare così peso a, a una roba e tutto sommato è un tiro anche fortunato se entra, ma secondo me avrebbe finito per fare la differenza. Eh, questa è la spiegazione del titolo, ti osata da Jack0Z, Jack0Z, Jack grazie mille di cuore che è abbonato e hai vocato me fiondu e il campanone, arrivo a tutti signori miei, chi c'è? C'è anche Francesco Cavallotto, 300 beats, grazie ragazzi, grazie davvero, arrivo a tutti, si parte in ordine di come sono arrivati, Nicola Siannone, in calcio all'abbonamento per cui lo ringrazio, aveva detto solito abbraccio e bacio virtuale purtroppo da Napoli, sei un Grazie a te sto conoscendo un minimo l'LBA, domanda strana, quest'anno forse più Wild East che Wild West, concordi? Abbastanza, abbastanza paradossalmente, perché non siamo abituati, secondo me, a vedere un est così tanto competitivo. Cioè. Mentre a Ovest ormai da decenni la lotta è, è serrata e ci sono le migliori squadre, quantomeno sulla carta, poi non è che hanno sempre vinto le squadre dell'Ovest, ma normalmente a Ovest ai playoff c'è sempre stato un clima bello acceso, bello agguerrito, a Est diciamo che c'è stato Lebron che, che è passato sopra come Attila eh, la maggior parte dei casi, eh? da quando Lebron si è spostato, anche l'Est è diventato abbastanza più interessante, quest'anno, secondo me, ha maggior ragione. E forse noi abbiamo un po' anche questo, questo bias inconscio del fatto che siamo talmente abituati... Chi è? Reale83, grazie mille di cuore che sei abbonato, me fiondo le campane e tutto il resto, arrivo anche al messaggio, siamo talmente abituati a vedere un Est così scarno, così poco... Interessante, che poi alla fine tutto sommato era quasi più un, un, una favola che ci raccontavamo perché poi le serie, le partite erano comunque interessanti. Che ci fa comunque ancora più specie, però sono d'accordo con te. Ehm, poi, poi, poi ci avevamo i mille bit di aspetta, è eh, perché ho saltato qualcuno. Non so mia se ho saltato qualcuno, no, non ho saltato nessuno. Gules i mille bit. Lo ringrazio di cuore. Che dice: Vabbè, non mi sono abbonato, ma sono presente così. Domanda: anche se mi hanno regalato la sub, parteciperò alle prossime estrazioni? Assolutissimamente sì. Perché risulti, comunque un, un sub, anche se te l'hanno regalata. E quindi sei a tutti gli effetti partecipante sabato per partecipare allo all Dai, E comunque io ti ringrazio di cuore. A prescindere da tutto, la sub, -beat. grazie, grazie, grazie mille. Ehm, poi, sempre seguendo l'ordine di come sono arrivati, sapete, eh, io non faccio preferenze, abbonamenti e bit hanno diciamo, il, il, la precedenza e poi arriviamo ai messaggi riscattati e poi se c'è tempo arriviamo alla chat. Io mi sto impegnando. Eh, jack 0 z si è abbonato. Lo ringrazio. E dice: Ciao, Edo. Purtroppo non, se non potrò seguire la live. E passo solo per un saluto. Lancia qualche maledizione al Bayern per stasera. Infatti, io a un certo punto avevo letto male. Pensavo che la partita fosse alle sei e mezzo. E ero già pronto col post su Instagram a dire: Ragazzi, bisogna anticipare o posticipare la live. Perché, al di là di tutto, signori, la partita di stasera. Milano è un po' la rappresentante di tutti noi in Eurolega e quindi insomma chi può la il mio invito chi può la guardi perché poi si è visto anche in gara 1 com'è andata la situazione, secondo me è stata abbastanza interessante, è stata abbastanza interessante, sì, interessante, divertente, non so voi come l'avete vista, io mi sono divertito. È stato uno spettacolo, uno spettacolo discreto, secondo me i bambini possono sognare qualcosa, eh? Eh, reale poi c'era, aspetta eh, ma io mi ero, ero perso qualcosa, ah no, Francesco Cavallotto che aveva 300 bit senza messaggi allegati, quindi soltanto enormi ringraziamenti da parte mia di cuore. E poi c'era Reale 83 che aveva detto nell'abbonamento 4 mesi che ringrazio Edo che sei il migliore te lo dico da una vita ma te lo rinnovo sei grande grazie mille ora domanda sui miei Lakers con il rientro di Davis stanotte e quello di Lebron la prossima settimana secondo te riusciremo a salire qualche posizione in classifica secondo me sì è scritto eh, ci sono dei pareri discordanti sulla eh, diciamo tenuta di Anthony Davis, non tanto sulla condizione, ma sulla tenuta. Perché tutti staff tecnico, staff medico e giocatore dicono che è pronto per tornare. Anthony Davis addirittura dice mi sento al 100%. Però staff tecnico e staff medico dicono andiamoci cauti, pochi minuti, va centellinato, lo vedremo un po' sì e un po' no, Anthony Davis invece dice no, io voglio giocare, starò in campo finché sento che ci posso stare, senza restrizioni. E... Ma, ma, su questo ho dei dubbi, non tanto per l'infortunio in sé, quanto perché il giocatore mi è un po' cagionevole, e succede spesso che abbia avuto nel corso della carriera delle ricadute, quindi... Tenderei a stare con lo staff tecnico e staff medico se proprio volete un parere mio, chi è H. H. Gabri? Grazie mille di cuore, e, e ora arrivo. Vedo che c'è anche una domanda. E, però, però il rientro di Anthony Davis, ragazzi. Cambia nettamente la... anche solo Anthony Davis. Mi piace chiaramente, non è stato fatto apposta. Ma, nella sfortuna, mi piace questo fatto che Anthony Davis rientri prima e quindi possa assaggiare la convivenza con Andre Drummond senza LeBron James. E poi, dopo, quando magari per un po' di partite già i due avranno cominciato a trovarsi e a cercarsi, tornerà anche LeBron James e fungerà da facilitatore della questione. Eh, credo. Chi è? Il The Coach, grazie mille di cuore, che, che anzi no, Francesco Cavallotto, perché il The Coach è stato abbonato, ma l'ha abbonato Francesco Cavallotto, quindi grazie mille di cuore a tutte e due, ma in particolare a Francesco. E, credo che il rientro di Anthony Davis sia ancora più importante. Perché non ci sono dubbi sul fatto che Andre Drummond possa giocare bene con LeBron James, anzi, giocherà molto meglio col rientro di LeBron James, perché è normale, gli arriveranno molti più palloni giocabili, e soprattutto avrà un ritmo molto migliore tutto l'attacco dei Lakers. Qualche dubbio in più ce l'ho nei confronti di Anthony Davis, prima di tutto perché già Anthony Davis quest'anno è andato molto bene, ma molto. chi è? Marco Marzi, grazie Marco Marzi, a te in particolare, a, a tutti gli altri più che a te, devo dire, se proprio devo essere sincero, però grazie anche a Marco Marzi, eh? hai messo anche un messaggio abbonato? No, non hai avuto il coraggio, grazie, sapete perché tratto così Marco Marzi, vero? Um, Anthony Davis quest'anno già è andato molto meno al rimbalzo rispetto alle altre stagioni e rispetto anche alla passata stagione quando già era un Laker dovendosi giostrare sotto canestro insieme ad Andre Drummond la mia paura è che chi è? ingegneria del canestro, praticamente è una scampanata continua stasera. Io vi ringrazio, signori miei, ora arrivo a tutti i messaggi e eh? prometto arrivo a tutti. Gra grazie mille di cuore. Ehm, dovendosi giostrare sotto canestro assieme a Drummond, io ho paura che mi venga portato, mi venga spostato un pochino di più e un pochino troppo forse sul perimetro questo però dipenderà molto da Vogel e dipenderà molto dall'idea che ci hanno più o meno di squadra se hanno preso Drummond non penso che l'abbiano fatto per snaturare, passatemi il termine, Anthony Davis lo vedremo già dalle prime partite e sarà molto interessante vederlo prima senza LeBron e poi con LeBron eh? Oh, allora, do, io ho perso però completamente la cognizione di Hausa a questo punto. Eh, eravamo arrivati al Reale. Poi arriviamo anche a messaggi riscattati. Ma c'era H. Gabri che in calcio all'abbonamento diceva: Ciao, Edo, come vedi. Che per il quale lo ringrazio, ciao, vedo come vedi la corsa al Roti. Stasera, dopo la live, c'è il circo? No, no. Fortunatamente per me, penso sfortunatamente per voi, ma non c'è perché abbiamo già lo sfidante. Il sostituto dello sfidante che mi si è palesato, e quindi non c'è bisogno. Eh, discorso ruchi dell'anno. Ora. Uh, L'infortunio di La Melo Ball secondo me giocherà una buona parte nella decisione finale. Io continuo a vederlo in vantaggio rispetto a qualsiasi altro, ma c'è da dire che ehm, anche Edwards, Edwards di Minnesota nell'ultimo periodo mi sta rinvenendo forte in corsia 3. Non penso che quello che ha fatto durante tutta la stagione possa giustificare un premio al pari di quello che ha fatto la Melo. Io continuerei a darlo alla Melo. Però vediamo come rientra: perché il fatto che torni all'inizio si era detto non tornerà per questa stagione, poi invece ora sta tornando effettivamente. Il fatto che torni è sia da una parte una cosa positiva, perché comunque ha la possibilità di farsi rivedere e è sempre un male quando devi prendere un premio e sono mesi che non giochi perché il ricordo svanisce anche nella mente di quelli che votano, sia una cosa negativa perché. Se dovesse tornare magari all'inizio a giocare meno minuti e le cifre si abbassano, le cifre giocano un ruolo fondamentale, non dovrebbe essere così, come si diceva sopra per il discorso di Embiid, ma le cifre giocano un ruolo fondamentale, quindi potrebbe essere anche un risvolto negativo. Se poi proprio, proprio volete un rookie fuori dagli schemi che non vincerà mai il rookie dell'anno perché non ha i numeri, non ha le partite, non, ha, non, non, lo, non lo vince, non lo deve vincere, è giusto che non lo vinca. Ma se volete un rookie da tenere d'occhio in chiave, secondo me, il prossimo anno, l'ho rivalutato tanto nelle ultime partite. Killian Ace di Detroit, occhio puntato perché il ragazzo promette benissimo. Ehm, poi... Mh, Ciao, avevamo Francesco Cavallotto che aveva regalato, secondo abbonamento regalato, quindi grazie mille di cuore. Ma non ci sono messaggi. Chi è? Biaspi, grazie, fiondo le campane e arrivo perché vedo che ci sono dei messaggi. Poi c'è Marco Marzi che dice: Non sento che dici, ed è un bene, Marco Marzi, che tu non senta. Mentre Ingegneria del Canestro che si è abbonato per 5 mesi dice: Ciao, io ciao a tutti, grazie mille e ciao. Ricambio i saluti. Ehm, poi, 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 aspetta eh. c'era, c'era, c'era appunto Biaspi, che in calcio all'abbonamento, tre mesi, e lo ringrazio, dice Ciao Edo, so, eh, solo un caro saluto, io faccio parte del gruppo di recupero del lunedì, parleremo poi lunedì delle decisioni della mitica assemblea di LBA sui rinvii delle ultime giornate, PS, per me gara 1 la meritava il Bayern, sì sì, nel complesso ci poteva... diciamo che se quel tiro di Lidei non fosse entrato o Messina non l'avesse disegnato così tanto bene e avesse vinto il Bayern, eh, non avrebbe rubato la partita, secondo me, assolutissimamente. Eh, invece per il discorso delle decisioni dell'Assemblea di Lega, io temo domani di non riuscire a esimermi dal dire qualche cosa inizialmente vi spoilerò questo per rispondere a Biaspi e poi torniamo in, in chat. Inizialmente domani doveva uscire un video NBA, poi però col fatto che hanno rimandato la giornata prossima e che quindi settimana prossima non uscirà il video sulla Serie A, ho detto va bene facciamo comunque uscire la guida al campionato anche perché la Lega Basket ha preso due decisioni e io su queste decisioni, indovinate un po', ho da ridire. Quindi domani ne parleremo, grazie mille comunque di cuore. E ho finito le, le cose, le cose, eh, le cose extra, diciamo, e quindi posso rifarmi da uno con i messaggi riscattati. Perché qui siamo indietro, ma proprio tanto. Dice il buon ser, siamo sui messaggi riscattati ora. Ciao Eddo, innanzitutto complimenti per quello che fai, un tino così, grazie mille. Poi ho visto che neanche una settimana fa si ritirava. O Poi, visto che neanche una settimana fa si ritirava Aldridge, volevo sentire il tuo pensiero sul trio sfortunato di Portland. E un aggiornamento sugli Spurs, visto che se ne parla davvero poco. Infine credo che per la tua salute fisica e mentale, in bid al quasi gaming, vada messo in panca. Bisogna mettere i titolari Bobanone, Erl, non mi ricordo mai come si scriva, e Lonzo. Ehm, sono tentato. È un'eresia avere un gold, l'unico gold dell'anno, e mettere in panchina, ma non le mie coronarie non lo possono sopportare più. Eh, vi svelo che l'ultima parte del video di ieri, l'audio è ovattato perché ho tirato una manata al microfono sull'ultimo tiro. Quindi involontaria, ovviamente, ma è que questo. Quindi, niente, è anche uno dei motivi perché oggi abbiamo questa cosa qua. Dice: Ma non ti devi far prendere, ma io ci perdo il cervello perché quello c'ha 90. Capito? 90. Io non me la rifuoco con l'NBA 2K. Ma questo è un altro discorso. Ehm, discorso su Oldridge e i Trail Blazers. Io quel gruppo lì era secondo me uno di quelli che meritava di più ma io non voglio dire l'anello ma quantomeno il fatto di poter competere non si è mai visto un, un Brandon Roy sano poter giocare con un Greg Oden sano e poter avere anche la Marcus Oldridge insieme Sarebbe io continuo a dire che Oden a livello fisico è la cosa più incredibile che c'è stata nell'NBA negli ultimi anni Insieme a LeBron James, Anthony Davis e Zion Williamson. Il quarto è Greg Oden di quelli che a livello fisico hanno avuto una marcia in più, e erano, facevano parte di un'altra categoria. Quell'altri tre, due si sono visti. Uno lo stiamo vedendo, Greg Oden purtroppo non si è mai visto. Io ricordo una sfida, una partita in cui hanno giocato entrambi i sani contro Shaq. E, era veramente un passaggio di consegne, passaggio di testimone ai tempi. Però purtroppo non l'abbiamo mai visto. E Brandon Roy, ragazzi, Brandon Roy era Damian Lillard versione anni 2000, perché era il giocatore più clutch della Lega, uno dei giocatori di cui si parlava meno in maniera assolutamente immotivata di, di tutta la Lega e soprattutto era uno di quelli che era nato esperto. Cioè lui da Ruhie era esperto e poi era talmente tanto esperto che alla fine si è ritirato quasi subito, ma quello non per volontà sua. Quindi mi sarebbe davvero piaciuto tanto vederli, eh, quantomeno provarci tutti insieme. E invece discorso a Spurs, terrai d'occhio Dejounte Murray. Ehm, la, la crescita di Lonnie Walker mi si è un attimo arenata, la crescita di Dejounte Murray mi interessa molto. Eh, anche in prospettiva cambio di allenatore, perché io sono convintissimo che Popovic sia arrivato per sua scelta alla fine di un'avventura che è forse la più incredibile della storia degli allenatori NBA, e, e io non so se mi riprenderò mai il giorno in cui verrà ufficializzato, ma eh, secondo me ci siamo quasi. Raffaele4889, siamo sempre in messaggi riscattati. Ciao Edo, come hai visto i miei Nuggets nelle ultime uscite senza Murray? Stanotte finalmente han passo titolare. Ah, comunque, Sans 8 vittorie nell'ultime 10. Sempre più secondi a ovest. E Knicks 8 vittorie di fila e quarti a est. La fine del mondo è vicina. Scherzi a parte, considerando che le due squadre non hanno fatto grandi rivoluzioni di mercato, direi che Chris Paul ha davvero migliorato i Sans. Mentre Tibodo ha fatto un vero e proprio miracolo e, mer e merita il premio di Coach of the Year. Tra l'altro. E riprendo il tuo discorso perché è una riflessione che stavo facendo negli ultimi giorni. Allenatori, diciamo Tom Tibodo, secondo me, è uno degli allenatori, forse l'allenatore che è più in grado. Con la sola sua presenza, cioè l'avvento di Tibodo in una panchina di una squadra, trasforma automaticamente quella squadra in una delle migliori squadre difensive della Lega. Poi. Ottenere più o meno risultati dipende chiaramente anche dal roster che ha a disposizione. Qualsiasi riferimento ai Minnesota T-Walls è puramente voluto e cercato. Ma in generale, quando funziona la cura, cura Tibodo trasforma qualsiasi squadra in una delle migliori squadre difensive della Lega. Chris Paul l'altro giocatore è uno di quei giocatori che con la sola presenza trasforma la squadra, non dico in una contender necessariamente, ma comunque in una squadra credibile. Gli, gli attribuisce professionalità dal punto di vista difensivo dell'organizzazione, ma non solo. Chi è? Eh. Landoff713, grazie mille di cuore che si è abbonato. Ora arrivo a vedere se ci sono messaggi, ma non mi sembra. Grazie mille, comunque, quindi il mio sogno, dicevo, sarebbe quello di vederli un giorno insieme nella stessa franchigia per capire che cosa può venire fuori. Anche perché, tra l'altro, Tom Thibodeau mi ci ha un rapporto abbastanza speciale con le sue point guard, segnatamente Derrick Rose, ma non solo. Quindi mi piace, probabilmente non succederà mai perché non si sono mai riusciti a incastrare con le situazioni de, delle squadre, però mi piacerebbe molto perché quest'anno grazie soltanto a questi due personaggi abbiamo due protagoniste in più per i playoff. Eh, sicuramente non, non arriveranno alla fine perché possono farlo. Però, però è tanta, tanta roba. E soprattutto sono due squadre molto, molto belle da vedere. Cosa che non guasta mai, soprattutto durante la regular season NBA. Poi mi sto innamorando di Randall, ma quello è tutto un altro discorso. Invece, i Nuggets senza Murray. La sensazione mia, ma ripeto siamo solo all'inizio di un esperimento che il gioco forza dovrà durare, perché Murray è un CE, quindi non è che si può inventarselo, eh, la sensazione mia è che si stia un po' sprecando un'opportunità. L'opportunità era quella di valorizzare al massimo Facundo. Eh, ha giocato titolare, non, mi sembra non sia la prima volta anche la, la partita precedente, non me lo ricordo però di preciso, mm, quindi comunque ci si sta puntando però la mia sensazione è che non gli si sia data la squadra tra le mani e questa colpa tra virgolette io la attribuisco un po' allo staff, un po' anche a chi la squadra la regge effettivamente, Nicola Iohic e Michael Porter Jr. Non è facile perché FaHundo è appena arrivato per noi ha una storia importante, per loro un po' di meno, eh, però io ci avrei puntato. In maniera diversa, cioè l'avrei fatto essere il terzo dei Big 3 con Michael Porter Jr. Eh, promuovendo Michael Porter Jr. A, a Robin del Batman, il che suona ancora peggio perché il Batman sarebbe Joker, cioè Nikola Johic, eh, mi avete seguito nel discorso difficile, ma insomma all'interno della mia mente era chiaro. E facendo di Facundo la terza punta, eh, il terzo no? dei Big 3. Non mi sembra che sia questa la direzione, mi, mi dispiace un po', sono sincero. però molto presto, eh, quindi ancora può succedere veramente di tutto, soprattutto perché poi i playoff sarà quello che conta. C'era, c'era, no, Landov non c'erano messaggi allegati all'abbonamento, quindi grazie mille di cuore. Frad, siamo nei messaggi riscattati, dice: Comunque c'è una statistica un po' particolare che riguarda Donovan Mitchell, se prende più di 25 tiri, Utah ha un record negativo. Come te lo spieghi? Allora, Donovan Mitchell è un fenomeno, e su questo penso che siamo tutti abbastanza d'accordo. Per l'età che ha, per le caratteristiche fisiche che ha. Ragazzi, Dona Vice è piccino, ma piccino forte. Lo so che non sembra perché, comunque, è uno di quelli che ti salta in capo. Schiaccia a due mani reverse sotto le gambe, quindi non ti sembra, ma è piccino forte per il ruolo che ha. Quindi eh, è, è, un, è un fenomeno. Però è uno dei giocatori tra le stelle, quindi non sto dicendo in senso assoluto, sto dicendo tra le stelle. Già l'ho piantato su un livello molto importante. Tra le stelle, è uno dei giocatori, secondo me, meno. Passatevi il termine, efficaci da un punto di vista statistico di tutta la Lega, meramente statistico, cioè rispetto ai grandi realizzatori sul perimetro, non tira con percentuali straordinarie, non è uno di quelli che si guadagna un numero incredibile di falli e quindi non va tantissimo in lunetta, ci va, ma rispetto a, a, ai pari ruolo... Intesi sia come guardie che come stelle assolute, ci va molto di meno, e quindi è uno dei giocatori che raccatta meno. Ci sono dei giocatori che fanno tanto e raccattano meno di quello che fanno, e dei giocatori che fanno poco, ma raccattano, massimizzano al 100% l'esperienza da un punto di vista statistico. Col fatto che Mitchell appartiene a quest'altro gruppo, cioè di quelli che. Producono tanto, ma raccattano poco, sempre tra molte virgolette, perché poi va a vedere i numeri di mici e fanno spavento, ma con queste due caratteristiche che ha, raccatta meno di quel che fa. Secondo me io me la spiego così, la cosa. Eh, perché mentre faccio per dire Arden, eh, che è invece il top, del top in questo senso, se Arden prende 25 tiri dal campo, vuol dire che ha tirato 50 tiri liberi. Numero a caso esagerato, ma per capisci, no? E, e quindi ha fatto 70 punti per dire, e Mitchell, se prende 25 tiri dal campo, magari ha tirato due tiri liberi. E quindi dipende anche molto dalla percentuale dei tiri dal campo, che sappiamo essere molto più fluttuante rispetto alla percentuale dalla lunetta. Questa cosa incide. È l'unico motivo per cui. Poi c'è anche il fatto del gioco degli Utah Jazz, che comunque è uno di quei giochi che ti spinge a prendere conclusioni anche in velocità, anche in transizione. Quindi le percentuali si abbassano normalmente, umanamente, o me è chiaro che sia, e oltretutto c'è anche più possibilità di far alzare quel numero di tiri. È il motivo per cui mi spiego una statistica del genere. L'avevo vista un po' di tempo fa, forse non era così azzardata sui 25, mi sembrava sui 20 qualche mese fa quando l'avevo vista io, eh, però probabilmente si è aggravata ancora di più ultimamente. Me la spiego così. Ehm, Jack Simi. Sempre messaggi riscattati, coach dell'anno, se ascolto il cuore e il tifo di squadra dico Queen Snyder, ma anche nomi come Doc Rivers, Tom Thibodeau Monty Williams sono plausibili. Pareri, comunque un duo coach e uomo Snyder-Clarkson sarebbe un toccasana per noi degli Utah eh? È vero, è vero, è vero. Allora, ti, ti dico la mia, ti dico la mia. Mm, forse, però anche qui. Tanto, secondo me, dipenderà da quando le fanno e quando li fanno que questi voti, queste votazioni. Perché se me le fai ora, prima dell'inizio dei playoff, io valuto quello che ho visto fino ad ora e probabilmente per il percorso che ha fatto Utah mi faccio un'idea. Vedendo i playoff, dove è possibile che Utah non mantenga il livello che ha avuto in questa stagione regolare, anche se io so che il voto che sto dando si riferisce alla stagione regolare, comunque so sono condizionato. Questa cosa c'è sempre stata nella lega, e quindi, e quindi è difficile, è difficile esprimersi. Penso che se il trend dell'ultimo periodo eh, fosse confermato da qui alla fine della stagione regolare, Tom Tibodo avrebbe le carte in regola per essere l'allenatore dell'anno. Meritatamente sì. Eh, altri, altri candidati, altri colleghi lo meriterebbero più di lui? Forse sì, tra cui Snyder per certi aspetti. Però Tibodo sta a New York. E il fatto di stare a New York ti dà una cassa di risonanza talmente enorme ma roba esponenziale rispetto a qualsiasi altra location, layers compresi, eh, per, dal punto di vista mediatico sto parlando. Che eh, può essere un'enorme spada di Damocle perché lo sappiamo. I cioè, Nix alla prima partita persa è, è tanking. Ma ti può aiutare se puttana caso tu riuscissi a far bene. Anche perché, quando è l'ultima volta che i Nix hanno fatto bene? Carmelo Anthony? E già comunque lì c'era un sacco di cose da ridire. Quindi, forse, forse oggi io lo darei a Tom Thibodeau però tutti quelli che nomini, secondo me, ci stanno. Ehm, ma forse Doc Rivers un pochino meno Cioè io sarei indeciso tra Williams, Thibodeau e Snyder Ecco, io E forse oggi lo darei a Thibodeau ehm, Poi Ora, Aspettate eh, perché siamo, siamo indietro eh, Buonasera Edo che è successo? Si, si sono smosse dei fili. Eh, esagero se dico che questo Randall mi sembra un piccolo LeBron. E secondo te, coach of the year? William Snyder o Tibodo? Eh, il coach of the year se ne è appena parlato. Io andrei con Tibodo in questo momento. Allora, Randall, un piccolo LeBron. Randall è un giocatore strano che più che altro ha avuto una parabola strana da quando si è affacciato nella lega. Perché io ricordo che eh, al momento del draft Randall era uno dei big assoluti, poi. In maniera anche abbastanza sorprendente è scomparso dai riflettori, dai radar, non, non si è più visto, non se ne è più parlato. E quando meno ci se ne aspettava, cioè con l'arrivo di Thibodo, io l'ho detto più volte, per me era spacciato Randall, che prima di questa stagione non era mai stato un grande difensore, quindi arriva Thibodo, ragazzi, cioè, mh, tagliato prima di Natale, è esploso, è venuto fuori. A volte succede anche questo e secondo me ha molto a che fare anche co col feeling personale proprio che si tra giocatore e allenatore in questo caso eh, Mini LeBron, piccolo LeBron. Non, secondo me non è quella la direzione tecnica che gli vogliono dare. Lo vogliono spostare un po' più sotto canestro. LeBron si è, si è, è autospostato perché LeBron non è mai stato allenato per sua scelta, si è autospostato sul perimetro. Però, come caratteristiche fisiche ci sta come caratteristiche fisiche ci sta, più propensione forse addirittura ad andare al rimbalzo, molta meno visione di gioco, però, però, però è un paragone che fino a eh, sei mesi fa, sette mesi fa, ti sarebbe costata la scomunica in un qualsiasi pubblico cestistico all'ascolto, oggi invece ha diritto di cittadinanza quantomeno la gente si, si volta, ti guarda, quando lo dici ti giudica dentro di sé, ma, no, 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 capito, non ti tira niente, e io sono abbastanza d'accordo. Eh, Sami 97 h episodio 5, si parla di Bird, 18 febbraio 85, 30 punti, 12 rimbalzi, 11 assist, 9 rubate in tre quarti, contro gli Usagers, tra l'altro se vi ricordate di questa partita se ne è parlato anche nel video della quadrupla doppia di un po' di mesi fa eh, poteva andare in quadrupla doppia ma il coach lo lascia in panchina per tutto il quarto quarto dato che Boston conduceva 90-66 e vinse senza problemi i giornalisti nel post-gara gli chiesero se era frustrato e lei rispose avevo già fatto abbastanza danni a questi poveretti sipario eh, probabilmente sarebbe stata una partita che... Avrebbe potuto entrare nel Guinness World Record e passare agli annali della storia della Lega. Anche qui è giusto che perché gli è mancata una palla rubata sia stata una delle grandi partite, sì, ma insomma non è che poi se ne parla tutti i giorni quando si parla di record incredibili e invece aggiungendoci una misera rubata che poteva essere fatta in mezzo secondo se avesse giocato ora tutti si ricorderebbero quella notte della quadrupla doppia di Larry Bird. Non è giusto, non è giusto, però il ritorno mediatico che a volte certi piccoli episodi hanno e si torna con un, con un flashback all'inizio della live, il tiro da quell'altro campo di Embiid, gli fa tanto. Non è giusto, ma gli fa tanto. Comunque, grazie mille ancora a Samuele per l'amarcord storico su Larry Legend. Denechroid Sciodo, siccome non ti ricordi mai la pronuncia del mio nome, guarda il cast dei Blues Brothers. Ah sì? Sto pensando, ma se non lo guardo non mi ricorderò mai a che ti riferisci, quindi niente. Però sono andato abbastanza dritto e deciso su The Necroid a questo giro, mi è venuto quasi spontaneo. Di solito non è un bene che io mi affidi a, al, mio, al mio sesto senso. Ma forse non lo so, vediamo. Io sinceramente non capisco comunque dice perché Kerry non possa essere MVP quest'anno. Trovo il fatto di escluderlo per il record di squadra assurdo. Siccome bisogna contestualizzare con quello che è il team alle spalle, senza di lui sarebbero probabilmente penultimi allora questo è un ragionamento che si fa da anni nella lega il miglior giocatore cioè il most valuable player il giocatore non c'è purtroppo un, una traduzione letterale sensata in italiano il giocatore più valente eh, il giocatore il miglior giocatore eh, per certi aspetti va considerato quello senza il quale la sua squadra Avrebbe il danno maggiore, cioè prendi la squadra, togli quel giocatore, cosa ne resta della squadra? Oppure il giocatore con il quale la sua squadra ha il beneficio maggiore, cioè prendi la squadra, ci metti il giocatore dove arriva la squadra. Sembrano due cose simili, a volte possono sembrare anche la stessa cosa, in realtà sono molto, mostruosamente diverse, perché se si valuta sul primo caso.. Tutta diciamo la carriera di LeBron James ai Cleveland Caps, praticamente sarebbe stata da MVP tutti gli anni, perché erano una squadra ridicola che con LeBron James arrivava alle finals. Non è sempre stata così, ma insomma, più o meno per capissi, eh, riassumendo alto alto, eh, in realtà non sempre l'ha vinto, e secondo me, giustamente non sempre l'ha vinto. Se però si valuta sotto l'altro profilo, allora Stephen Curry quest'anno non, non mi può essere legittimato alla vittoria del titolo perché Golden State non è ai livelli di Denver, Philadelphia, fondamentalmente lì stiamo andando a parare, Embiid e Nikola Johic. Da che parte sto io? E, secondo me... È sempre difficile perché tutte le volte in cui si parla di premi NBA soprattutto e quindi c'è una giuria che vota, fondamentalmente c'è un equivoco di fondo che è proprio questo fatto di non essersi messi d'accordo prima su a chi dare, cioè come valutare diciamo il premio in questione. È una soluzione che anni fa, piccolo, piccola digressione, anni fa avevano ipotizzato alcuni eh, menti geniali d'oltrociano avevano ipotizzato di eliminare la votazione per i premi individuali e di basarsi esclusivamente su formule matematiche quindi c'era la formula per eleggere il miglior giocatore, comprire mezza pagina di formula e metteva in considerazione le statistiche, il record della squadra, il plus minus, l'incidenza del giocatore. E così. Stessa cosa per l'allenatore dell'anno, rookie dell'anno, eccetera, eccetera. E avevano avuto anche, diciamo, della, eh, de, 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 de del seguito su questa idea, perché comunque la gente diceva beh, diamo un senso di obiettività in quello che è sempre stato invece una. Non... Però, ragazzi, l'NBA è anche un, un fattore culturale, è anche un movimento pop se, se mi passate il termine. Quindi è normale che, che piaccia di più il fatto di avere una persona e non una macchina, un computer, dei numeri a eleggere i vincitori, ma una persona che vota perché? Perché poi dopo, sul voto. Si può discutere, si può argomentare, si può fare polemica, si può dire: Ma che voto hai dato? Ma non è vero, ci si può, e ci si può ricamare intorno tutto lo, lo show business che è alle basi dell'NBA. Chiusa la piccola parentesi digressiva su, sulla gestione, sulle idee che erano venute nel passato, eh, da che parte sto io? In generale, io sto dalla parte diciamo più convenzionale in questo caso, cioè la il record di squadra incide. E quindi Golden State mi delegittima Stephen Curry, però eh, mi rendo conto che in questa mia decisione c'è una pesante influenza del passato e di quello che io ho sempre visto fare in NBA. Cioè, per me, guardate al Quasi Gaming N nella regola che io ho messo al Quasi Gaming: l'MVP è della squadra che vince in realtà. Non sta scritto da nessuna parte: cioè il giocatore, il miglior giocatore, most valuable player può essere anche di una squadra che perde, in teoria, perché è il giocatore, non è la squadra, è il giocatore. Quindi, il miglior giocatore può essere anche di una squadra che ha perso. Ma nell'iconografia, nella mente, in, in tutto quello che abbiamo sempre visto del basket, si va in questa direzione. Detto questo, per quello che sta facendo quest'anno Stephen Curry, io potrei avere delle perplessità. Ripeto, se dovessi votare oggi continuerei a votare Jokic, così come sono consapevole e penso che se il tiro di stanotte di Embiid fosse entrato, io no, ma in America l'avrebbero votato MVP. Io sono quasi sicuro di questa cosa qua. Però tra i, se tra i finalisti non arriva Stephen Curry, secondo me è un furto ai danni della sua persona. Eh, di, di Stephen Curry, però, parliamo cioè con Stephen Curry parliamo di uno che ha rivoluzionato la pallacanestro. Ma l'ha rivoluzionata talmente tanto che forse l'ha resa anche difficile da interpretare do, dopo di lui. Perché uno che rivoluziona la pallacanestro poi in, in, diciamo fa partire no, un, un trend. In realtà, il giorno in cui si ritira Stephen Curry, boh. Tre Young, ma insomma, ce n'è di, di acqua sotto ponti che deve passare. Cioè, non c'è un altro che può dire, prendo il testimone da Steph. Al momento non è nato. Quindi eh, si, fa, si parla proprio di una roba che fa storia a sé. Eh, ci sta, ci sta. Non so se si è capito il concetto, mi sono son un po' incartato ogni in cervello, ma spero di averlo... Eh? Dice Reggio Fappena, pena. Edo domanda leggermente off topic, ma come vedresti Jalen Reynolds? Non so come si scrive, comunque il centro ex Reggio che gioca nel Bayern in NBA. Per me è uno dei centri più dominanti in assoluto che c'è in Europa in questo momento. Il problema fondamentale è che il dinamismo, e per me è la caratteristica che lo rende ora più immarcabile in assoluto dalle nostre parti, di là sarebbe, non dico All'ordine del giorno, ma non sarebbe più fuori scala rispetto ai lunghi con i quali dovrebbe combattere sera dopo sera. Quindi ci potrebbe stare, potrebbe tranquillamente fare la squadra in NBA, però io fossi lui, rimarrei qua a dominare perché là non dominerebbe. Tutto qui. A me piaceva da impazzire fin dal Reggio Emilia, quando arrivò al Reggio Emilia, pochi se lo ricordano, ma alla, la prima partita che giocò fu un amichevole, durante la stagione, perché c'era un momento di pausa, non mi ricordo che c'era, e quindi giocò un amichevole appena arrivato per conoscersi, e spaccò il canestro, in amichevole durante la stagione, come biglietto, da. io lì mi innamorai follemente. Ehm... Svazzi51, ciao vedo. Secondo te, YokiC MVP, sabbatevi con Prime è gratis se avete un Amazon Prime. Hashtag free capo quadro. Grazie mille per l'invito a sabbarsi, sapete che io non mi viene naturale. Quindi ringrazio quando qualcuno di voi fa il lavoro mio. E meno grazie per il free capo quadro perché ora sta nascendo un partito di, di dissidenti, rivoluzionari, terroristi pericolosissimi che, che lo vorrebbero di nuovo in campo. Per il Momento stiamo riuscendo a emarginarli come movimento di pensiero, vediamo che cosa succederà nelle prossime settimane. Secondo me, Jokic è MVP per continuità, perché durante tutto l'arco della stagione, anche complice il fatto che in Bid diverse partite l'ha ha saltate, eh, Jokic è stato il più continuo. Nell'ultimo periodo non meriterebbe l'MVP avrebbe giocato sta giocando nell'ultimo periodo delle partite straordinarie, ma Embiid e Kerry sono davanti a lui e forse Harry è anche davanti a Embiid. Anzi, senza forse, nell'ultimo periodo. Però poi l'MVP va dato anche per continuità durante tutta la stagione e quindi io oggi continuerei a darlo a Jokic. John Chiofalo. ciao Sciobydo, volevo chiederti una cosa, che ne pensi di Zion, soprattutto dopo lo Game? Sta facendo cifre quasi da MVP della sua seconda stagione, il tutto senza un tiro rispettabile. Se dovesse imparare a tirare, anche almeno con percentuali discrete, sarebbe probabilmente infermabile. Comunque Lonzo Bola al Quasi Gaming, secondo me, è molto più forte dell'Anguilla e dovrebbe avere il posto a titolare. Grande e continuosi, ma infatti la mia idea, eh, se non la cambio di qui e mercoledì, è quella proprio di far partire Lonzo a titolare. Mi sta sorprendendo. E pensare che inizio anno faceva schifo. Probabilmente nel, nel, nel rinforzare il resto della squadra lui è uno di quelli che ci ha, ha guadagnato di più. Invece, per il discorso di Zion, eh, è, è tanta roba. È tanta, ma più che altro perché le cifre che ha lui, anche da un punto di vista banalmente numerico, lui arriva in fondo alle partite nell'ultimo periodo che fa 30 punti. 14 su 16 da campo, per dire numeri a caso, non sbaglia niente. Non sbaglia niente e, e fa impressione perché un conto se non sbagli niente perché fai 4 punti, 2 su 2. Un conto se non sbagli niente a 30-35 punti. Non sbaglia niente perché. In parte perché ce le mette con le mani, in parte perché non ha un'opposizione fisica credibile da parte dei difensori, ma in parte anche perché sta capendo e sta migliorando tantissimo nelle letture. Quante volte a inizio anno aveva problemi di falli perché andava a picchiare, a schiantarsi contro il muro della difesa proprio così, a, 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 proprio come il gatto silvestro. Ora lo fa ancora, ma molto meno. E qui ci ho visto per la prima volta un buon lavoro anche di Van Gandhi. Dico per la prima volta perché con, con le altre superstar che ha avuto tra le mani non sempre, non sempre è riuscito a fare ottimissime cose, soprattutto dal punto di vista di farli crescere poi come giocatori. E con Zion lo sta facendo, complice anche il fatto di avere tra le mani una delle materie prime di eccellenza assoluta che siano mai passate nella lega negli ultimi anni. Eh, MattBat8 Ciao che ne pensi di Moran? Mi aspettavo una maggiore crescita Altra cosa mi confermi che risulta abbonato Perché non ho sentito la notifica Complimenti ancora per il tuo lavoro Grazie mille di cuore eh, Sì risulti abbonato perché c'hai il pallone In realtà non l'ho visto Allora se non t'ho ringraziato Vuol dire che non l'ho vista manco io eh, Non me lo ricordo a mente Però il pallone ce l'hai quindi risulti abbonato al 100% e grazie Discorso Jean Moran la stagione di Jamorani io più volte quest'anno, la stagione di quest'anno più volte l'ho paragonata alla stagione dell'anno scorso di Jason Tatum cioè il giocatore cresce, 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 stallo e poi secondo me riprende a crescere stessa cosa che sta succedendo quest'anno con Trae Young, al di là dell'infortunio di stanotte ma la stagione di Trae Young di quest'anno rispetto alla crescita che aveva avuto l'anno scorso è un po' una fase di stallo però sono due situazioni tra Young e Jamoran che mi ricordano tantissimo quella di Jason Tatum. Cioè è uno stallo momentaneo. Io sono convinto che possa continuare a crescere. E vi dirò di più: sono altrettanto convinto che senza quell'infortunio di inizio anno. Probabilmente già Morran diciamo, quest'anno questo stallo non ce l'avrebbe avuto. Dice: Ma è un infortunio da nulla, non se mica rotto. Cioè, è stato fuori un, un periodo, però non è che è successo. Sì, sì, però l'ha accusata. È bastato vedere il, il periodo subito post Infortunio, quando. È tornato, i medici lo davano per buono, per sano, ma quello non era Rajamoran. Ora piano piano, nelle ultime partite, si sta cominciando a rivederlo, ma ci ha, vo ha voluto del tempo per riprendere confidenza, per avere proprio fiducia lui stesso nel suo corpo. E quindi anch'io mi aspettavo una crescita maggiore, ma secondo me è uno stallo momentaneo. Comunque, vedo il progetto dietro al quale, dice Samuele, ho lavorato nell'ultimo periodo, se vuoi è pronto per essere presentato, se vuoi provare a farlo tu, nonostante non sia proprio il tuo pane quotidiano, io posso mandare il link in chat e poi ovviamente lo gestisco io. Allora, vi dico questo, sì, ehm, Samuele ha gestito nell'ultimo periodo, eh, so sotto traccia, cioè nel nello scuro, senza farsi vedere, eh, il canale Discord. Non sarebbe comunque il canale Discord, tra virgolette, ufficiale, perché non, non, non sarebbe gestito da me, che non so neanche da che parte ci si rifà, lui giustamente mi ha mandato il link per entrare, io sono entrato e sono scappato, perché non ho, non capivo niente, però... Potrebbe essere una sorta di canale Discord affiliato al canale, diciamo, fanservice. Fan, fan no, fanservice è brutto. Insomma, gestito no? da, da Samuele nello specifico, poi se vorrà farsi aiutare, insomma, da, da voi utenti, e potrebbe essere un luogo interessante. È un tentativo, è un affiliato di campo aperto. Io lo definirei così, un affiliato di campo aperto. Vediamo che ne viene. Io non so. Non so. Per cui Samuele, se vuoi favorire il link in, in chat, eh, chi, chi sa usare Discord, cioè non io, eh, e poi se viene bene, allora magari poi vengo anch'io a, a dare il mio contributo. Ma io non, non so, non so. È, è come se fosse un, un fan Discord di, di campo aperto. Eh? Vorrei dire di più, ma non, appena so, Cioè, so che il Discord c'ha il logo viola. Mi limito so a questo io al momento. E comunque, grazie a Samuele, che ha lavorato tanto sotto traccia per questo progetto. Secondo te, dice League Pass NBA: Ken, by playoff, se ci arriverà, migliorerà le percentuali al tiro? È il più pagato di Boston, e per ora non è sembrato il campione. Era Charlotte. Secondo me, non è tanto una questione di percentuali eh, quanto proprio di ruolo nella squadra. Cioè, una delle ultime partite, non mi ricordo perché nell'ultimo periodo sto facendo incetta di partite e le sto recuperando a manetta. E quindi non mi ricordo sinceramente con chi era. Quella in cui ha messo il tiro decisivo, tra l'altro, per la vittoria. La reazione tanto sua quanto dei compagni è stata quella di dire: Bah! Cioè, la reazione è stata: Bah! Cosa che non dovrebbe essere perché stiamo parlando di un all-star o comunque che era stato un all-star. Cioè. Non, non mi dovrei io stupire, io hemba, io compagno di hemba, o io tifoso e guardo i Celtics. Se Kemba Walker si prende la responsabilità del tiro decisivo e se fa anche Canestro, dovrebbe rientrare nell'ordine delle cose. Il fatto che però ci si stupisca, noi tutti, lui compreso, vuol dire che il ruolo in quella squadra ancora non l'ha trovato. E comincia a essere passato un po' di tempo, qualcuno direbbe troppo tempo. Secondo me, per i Celtics, no, c'è ancora tempo. Ma per Kemba, questi playoff possono essere anche l'ultima chiamata. Non vorrei esagerare, ma eh, vediamo, vediamo. Ehm. L'ultima chiamata con i Celtics, ovviamente, eh, non nella carriera. Frad 1705 oggi ho scoperto che esiste Jaren Jackson Jr., scherzo. Comunque, Mike James ha firmato un contratto, eh, un decadale con i Nets. Giannis, allora, non avrebbe dovuto... Comunque, Giannis, allora, non avrebbe dovuto vincere il primo MVP. Ah, il riferimento al discorso su Giannis. E, eh, sì, vero. Lì penso che ci si sia fatti prendere un po' le mani dal Greek Freak. Cioè il fatto che c'era uno che per la prima volta nella storia pareva Slenderman e non si era mai visto. Quelle, le schiaccia... La rivoluzione delle schiacciate in-game che ha portato Yannis e che sta tuttora portando Yannis secondo me non si vedeva dai tempi di Dr. J. Da un punto di vista proprio fisico, di utilizzo del proprio corpo per arrivare a schiacciare, e lì ci si era fatti prendere, secondo me, un po' la mano, tutti quelli che avevano votato. E quindi, e quindi era andata così. Discorso Mike James, invece, se n'era brevemente parlato anche nell'ultima live di serie a Mac james va nell'nba per giocare non va nell'nba per dire sono stato nell'nba c'è già stato tra l'altro se non mi sbaglio aveva ma tipo era in doppia cifra di media eh? cioè giocatore importante della rotazione non no, l'ultimo che portava panini e, e, e ora va per far parte della rotazione di una squadra come i nets che oggi se non è la favorita al titolo per la vittoria finale è, è subito lì dietro al secondo posto Secondo me anche ai playoff di quest'anno Mike James ci farà divertire. Io vi butto lì questa mezza provocazione, e poi tanto provocativa non è. Zane 36 Edo, tanto lo sanno tutti che, non, che tu non vuoi MBD MVP dato quello che ti combina al quasi gaming, un salutone. Ma lo sai? Ovviamente no. Beh, ma non riesco più a guardarlo con gli stessi occhi. Dopo quanto lo odio al quasi gaming... Quando poi a vedere una partita di, di Philadelphia, al primo tiro che sbaglia, è, è come se io dentro di me dicessi... Eh, beh, 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 cioè, capito? È brutta sta cosa, è veramente brutta. Immaginate quanti danni possono fare quelli di NBA 2 k quando si mettono in combutta insieme a quelli di, di Sony della PlayStation 5 e tirano fuori quella roba lì. Immaginate. Lonzo è l'unico che non ha dato retta a Capo Quadro in panchina, dice Golden Pianta 22. E infatti è l'unico che è migliorato. E io ho avuto talmente paura di Capo Quadro che non l'ho più riprovato. Quindi, magari chi lo sa, il partito di estremisti di cui sopra un giorno potrebbe anche. Comunque, ehm, logo Viola e Twitch. Il logo è azzurro, bene quindi non sapevo, no ragazzi. Il logo di Discord non è azzurro, via. Ora non mi fate fare queste figure, fatemi andare a vedere il logo di Discord. L'ho visto l'altro giorno per aprillo. Fammi vedere Discord. Andiamo, questo è viola. Ora um, facciamo versi. Questo è viola, Foto fotocamera. Fammi nascondere Beh, fo e questo è viola. Andiamo. Ora, sarà che io ho anche il coso, il, il coso giallo... De... Forse io ho il coso giallo dello schermo. Io ho messo il coso giallo nello schermo, quindi i colori del mio telefono lasciano sempre il tempo che trovano. Forse è blu. Eh, quindi non sapevo neanche il colore del logo. Bene, benissimo, sempre meglio. Ciao Rito, secondo te, dice Alon 530, Phoenix sta acquisendo un minimo di credibilità come contender? Ehm, come contender... Eh... Io ho paura dei tempi, altre volte abbiamo accennato questo discorso, ho paura della sincronizzazione dei tempi per Phoenix, nel senso che eh, quando Eaton eh sì, e Buher saranno effettivamente pronti per far parte di una contender, ho paura che per Chris Paul sia già troppo tardi. Per Chris Paul sarebbe ora il tempo di far parte di una contender. Eh, però mi mancano gli altri due, e quindi il progetto rimane un po' zoppo. Questo è l'unico difetto che ho. Se potessi far ringiovanire rispoldi un paio d'anni, per me, Phoenix il prossimo anno sarebbe una contender. Però ho un po' paura di questa sincronizzazione, al di là del fatto che poi il prossimo anno già ci sono 570 squadre su Chris Paul, come tutti gli anni. Chris Paul è uno dei giocatori più chiacchierati nel mercato da sempre proprio, fin da quando giocava a, a New Orleans eh, all'epoca, insomma. Eh. Ehm, dice il buon Sir, dai da da e butta dentro a capo quadro e poi si pesca me fiondo. Ma lo sai, ora a parte... A par il, il logo è palesemente azzurro, infatti, esatto, Col, colpa mia, colpa mia. Ma eh, lo sai che mi è venuto l'altro giorno quasi... Cioè, perché per la prima volta ho pensato, e se esce fiondo, E se esce a quell'Atri? Cioè, perché sai, se esce a noi, uno butta per aria ogni cosa, fa gente che fa i caroselli in giro per le strade, ok, ma se esce a quell'Atri? Quindi per la prima volta mi è, è banalato in mente l'idea di dire ritiriamo mefiondu cioè noi non ritiriamo la maglia di mefiondu ma ritiriamo mefiondu dal gioco così che non possa toccare più a noi ma neanche a quell'altri, non lo so Samuele facciamo un sondaggio per questa cosa così importante che mi è balenata, lo ritiriamo da, dal, dal gioco eh? non lo so, vediamo e comunque, dice Mirmariani, Mariani, ciao Edo, un messaggio per una semplice riflessione, stavo leggendo i commenti sotto al video di ieri del quasi gaming best ever e la prima cosa che ho pensato è che siamo proprio una bella community, complimenti, continua così. È un, è un messaggio bellissimo, io ti, ti ringrazio da, davvero di, di cuore. Il quasi gaming è diventato nel corso del tempo un po' eh, il simbolo de, del canale, nel senso che con ecco, i mille format che ci sono, e ce ne sono tanti, e ce ne sono troppi, ma il quasi gaming è forse quello più riconoscibile in quanto... Più fuori di testa, perché non, non, non c'è da nessun'altra parte perché un altro fuori di testa emetterebbe una cosa di genere non esiste. E, e quindi leggere i commenti sotto, a parte che è divertentissimo anche per me, ma mi riempie d'orgoglio perché si vede proprio il senso di appartenenza. Gente che fa riferimenti alla squadra dell'anno scorso. C'è cioè proprio un vissuto storico del canale. E mi, mi riempie mi riempie davvero il cuore. Quindi, grazie, grazie, grazie mille. Um, il file per il quasi 2H21 ce lo girerai. Dice Juvent Twitch. Sono tornato in, in chat normale perché non, non so come sia stato possibile. Ma ah no, aspetta, non ho finito perché è arrivato Simons 30. Eh, allora, il file arriverà se lo volete, ma eh, sto aspettando l'aggiornamento dei roster. C'ho tutto un discorso in testa, poi ve lo farò nelle prossime puntate di Quasi Gaming. Comunque la risposta è sì, tempo al tempo. Eh, invece c'era un altro messaggio riscattato di Simons30 che dice «Ciao Vito, domanda sui bugs». Lo scorso anno hanno dimostrato di saper giocare in un solo modo sia in regular season che ai playoff, tant'è che Miami li ha battuti per tutto l'anno usando lo stesso piano tattico difensivamente. Quest'anno i Bucks stanno viaggiando un po' nell'ombra in regular season, secondo te si stanno un po' nascondendo per sfoderare le loro armi ai playoff? Allora sì e no, spiego. Ehm... No, perché penso che sia, non sia una pretattica, tra virgolette, ma sia stato proprio un, un processo di, di trasformazione. I Bucks di quest'anno giocano in maniera molto diversa rispetto ai Bucks dell'anno scorso. Vedremo poi ai playoff se questo sarà un, un, un bene o un male. Giocare in maniera diversa non necessariamente vuol dire avere migliori risultati, magari anche peggiori, semplicemente diversi, ok? Quindi penso che la trasformazione effettivamente ci sia stata. Ma, ma penso che ci sia della pretattica nella gestione di Yannis. Yannis nell'ultimo periodo. aspettate perché mi è, casca è cascata l'anima nel frattempo. Voi non avete visto quello che ho visto io cadere laggiù. Lasciamo perdere. Yannis ehm, nell'ultimo periodo non sta giocando più. E da quello che mi viene detto, dalle notizie che mi arrivano, non è una questione fisica come ci vorrebbero vendere, nel senso che al minimo accenno preferiscono tenerlo a riposo. Eh, non penso che sia l'idea giusta, perché secondo me Yannis ha bisogno di giocare ha bisogno di capire che, che posto deve avere in questa nuova squadra, ha bisogno di giocare al 100% e di giocare tanto, come poi giocherà ai playoff, perché in questa stagione sta giocando poco, sia poche partite che pochi minuti per partita, e poi quando ai playoff lo farai giocare 48, perché giocherà 48 ai playoff, e ho paura che lì allora un po' di incompatibilità possa venire fuori, e allora forse era meglio farlo giocare prima. Però, vediamo, questa è un'idea mia. Ehm... È stato fatto il sondaggio, nel frattempo ringrazio Samuele, soltanto il 3% di, di voi ha, ha detto ritiriamolo, eh, il 39% ha detto comunque ritiro e medaglia al valore, ok? E il 58% però ha detto lasciamolo disponibile, quindi rischiando anche di vederlo giocare per altri. Ed eh, va bene, va bene, prendo atto, prendo atto, ma infatti non era una cosa, però mi era, era balenata l'altro giorno in mente, va bene, va bene. Eh, fradd 17:05, penso che il CP3 dovrebbe andare a Miami solo per prendere a calci nel sedere Irro. Se ci fosse un premio per il giocatore più peggiorato, lo prenderebbe lui. Inoltre, Butler si è stufato dell'atteggiamento dei suoi compagni. Allora sì, eh, in questo discorso ci mettiamo anche sia le voci che sono uscite recentemente su Tyler Irro, che diciamo non avrebbe un atteggiamento proprio al top della professionalità, soprattutto per un giovane quale lui a tutti gli effetti è, sia il discorso, i discorsi che ha fatto recentemente Jimmy Butler, che a tanti tifosi di Miami non sono piaciuti. Ora, eh, vi dico la mia. Secondo me non è facile oggi, 22 di aprile 2021, essere Tyler Irro. Eh, perché è vero che sei un giovane di belle speranze, è vero che l'anno scorso hai fatto una stagione pazzesca, è vero che ci sono tantissime squadre che ti vorrebbero, ma è anche vero che hai passato tutta l'estate e tutta l'arco temporale degli scambi di quest'anno anche durante la stagione stessa vedendo la tua stessa squadra che ti aveva ricoperto di incenso e di onoreficenze l'anno scorso che ti avrebbe dato via anche per Topo Gigio l'avrebbero in, inserito in qualsiasi trade possibile immaginabile c'era di mezzo tale rir poi non sono riusciti a farne di niente quindi è rimasto, non è facile proprio perché si torna al discorso di prima di un giovane stiamo parlando e avere prima la luce della ribalta con la, la squadra e la società, colpo del secolo il giocatore che ci svolterà il futuro il meglio del mondo il tiratore incredibile e poi lo dai a chiunque non è facile. Eh, questo non giustifica mh, quelli che sono gli atteggiamenti di Irro, se effettivamente sono quelli che i rumors e le voci che sono uscite vorrebbero dire. Però, 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 io mi metto un po' anche nei panni del giocatore. Non voglio essere troppo drastico, ma mi verrebbe da dire che la soluzione migliore per entrambi sarebbe uno scambio... Importante per Miami, quindi in modo tale che gli Hit siano contenti di averlo scambiato, ma che Irro possa guardare al futuro in una squadra diversa, perché purtroppo dal punto di vista personale l'hanno gestita male. Com'è andata a finire con i Lakers eh, quando provarono a dare chiunque per Anthony Davis e poi non ci riuscirono all'inizio, prima che il cambio fosse effettivamente fatto? Che quella stagione andò completamente in malora, perché tutti i giovani di belle speranze che prima erano stati acclamati per essere il nuovo corso dei Lakers e poi erano stati tentati di svendere in massa per arrivare a Anthony Davis e dissero «Sai che? Eh, allora gioi te ora!» E andò malissimo. Purtroppo con Tyler Irro, secondo me, è stata fatta la stessa cosa. Senza volerlo giustificare, eh? ripeto, è solo una lettura alternativa. Dice sa podcast: Provocazione. Irro il nuovo Huzma e la Melo il nuovo Harter Williams. Allora, Irro il nuovo Huzma ci potrebbe anche stare sul discorso che si faceva prima, e anche un po' con un atteggiamento da, da, da prima punta, no? da stellina assoluta. Ci potrebbe stare. La Melo il nuovo Harter Williams. Io ci vedo un po' di più in Lamelo, so sincero. Carter Williams, ragazzi, ha costruito, ora io non voglio essere drastico come al solito, poi se no dite di che sono esagerato, ma Michael Carter Williams ha costruito una carriera, una carriera intera sul fatto che alla prima partita da Ruhi, sconosciuto alle masse, fece una tripla doppia. E su quella, partita, esclusivamente su quella partita, Michael Carter Williams ha costruito una carriera. Oggi, se qualche squadra NBA vuole prendere Michael Carter Williams, io sono sicuro che i dirigenti fanno. Ma chi? Quello della prima doppia, della tripla doppia alla prima partita? È così. L'NBA è anche questo. Eh, li, li, la, parliamo, vogliamo parlare dell'insanity? Sempre la stessa cosa, eh? Ecco, in La ci vedo un po' di più, però. Io so anche quello e dicevo che la Melo a inizio anno dicevo era il più sopravvalutato de della classe Rookie prima di vederlo effettivamente giocare in NBA. Quindi vediamo, prendiamoci il nostro tempo. Chi c'è? Chi è? Bazzchettaro, grazie mille di cuore che, che si è abbonato. Terzo mese, quindi mezzo pallone. Lo, lo ringrazio di cuore, mi fiondo, le campane, lo sapsato e. E c'è anche Dave 54 Grifo che dice messaggio riscattato, ciao vedo. in Eurolega durante questi playoff il Fener è palesemente penalizzato dalle tante assenze per Covid, perciò guardando anche la situazione di Brindisi mi chiedo se in NBA ma anche in Serie A si debba pensare a una strategia per mettere una pezza almeno in NBA, altra bolla? tra parentesi, a... sì, eh, domanda ehm, allora ci ho pensato anch'io, ed è un argomento che è stato trattato anche ai vertici da quello che si dice in NBA il punto qual è? Che non ci sono i numeri per mettere in piedi un'altra bolla. Non ci sono i contagi, non ci sono... Cioè, L'NBA quest'anno ha avuto, sì ha avuto problemi di Covid, però col fatto del super tracciamento che hanno fatto è stato un problema marginale. Diciamo che eh, la cosa più grave che ha portato il Covid all'NBA quest'anno è stata la mancanza di pubblico, perché poi come giocatori sì l'hanno avuto... Insomma, più o meno la situazione è sempre stata sotto. gestita in qualche modo bene, quindi non ci sarebbero i numeri per la bolla. Qual è il punto? Che estremizziamo. I playoff vanno tutti bene. Arrivi alle finals, chiunque ci arrivi. E le due squadre coinvolte nelle finals, una delle due, epidemia in atto, e quindi i top player di quella squadra lì fuori per COVID. Nel periodo delle finals, che durano quanto? Due settimane? E a quel punto lì? Che succede? È un problema, perché a quel punto lì viene meno il senso della competizione, vengono meno gli ascolti, vengono meno i ritorni dal punto di vista economico. Quindi anche se non ci sono i numeri dei contagi, è un'ipotesi che l'NBA ha valutato. Da quello che so io, è un'ipotesi che l'NBA ha valutato nei mesi scorsi, ci ha pensato e poi ha detto no. Però ci ha pensato, per questo motivo. Vediamo che piega piglia la cosa. Sinceramente, magari io parto prevenuto, ma sono un pochino più tranquillo sulla gestione di Adam Silver rispetto a quella della Lega Basket. Dice, facile, loro hanno 10 volte i soldi della Lega Basket. Va bene, d'accordo. Però, insomma, ecco, questo, questo è. Ehm... Basta, signori, che ore so. È tardissimo. Si è chiacchierato anche stasera un monte, io ho rifinito la voce. Sai, sai che ho, che, che ho pensato? Che non stavo finendo più la voce perché quel microfono qui. E quel, quel pispolo qui davanti mi costringevo a parlare a voce un pochino più bassa perché avevo paura di strasarvi i timpani. Invece quando siamo tornati a chiacchierare posso smanettare, posso fare e, e finisco la voce. Questa è la riflessione finale. Sì, forse ho esagerato in negativo, cioè a ribasso con 10 volte, ma insomma per, per capisci. Um, autorizza gli spoiler Ah, abbiamo Caruso Got Che autorizza gli spoiler per sabato E quindi vi posso dire No, vabbè, spoiler sulla squadra non lo faccio Ma vi posso dire che il campione Caruso Goat Nell'Allsup Saturday di sabato Schiererà niente popò di meno che I New York Knicks Abbiamo i New York Knicks all'Allsup Saturday E ho detto tutto Mi sembra che sia eh? Dice Fantazzane Ciao, Edo, eh, mi sa che domani mi chiamano per un colloquio. Non so se essere triste o felice perché non posso più seguire le live. Ma posso comprare uno stonfo di abbonamenti. Beh, gra grazie mille, anche solo pe per il pensiero. Eh, però ti dico, ti dico che nel periodo dei playoff, col fatto che eh, giocherà la Serie A perché quest'anno ci sono anche i playoff di Serie A, è possibile che le live cambino di orario. Ve lo ridico perché il periodo dei playoff verrà tutto organizzato diversamente, però, però è possibile e quindi magari beh, ci organizziamo. Comunque gra grazie mille. Ehm, Tommy 17, quale pensi sia la destinazione perfetta per Kawhi Leonard a fine stagione? Io penso Golden State. Golden State sarebbe suggestiva come destinazione, assolutamente. Eh, però non mi sembra il tipo da Golden State anche proprio come ambientazione mi sembra una situazione un po' troppo passatemi il termine prettamente tecnico gioiosa eh, per, per Kawhi Leonard non, non ce lo vedo nel mood de, del Strength in Numbers hm? per capirsi, non lo so, ma è solo una questione a pelle io lo vedrei di più in un contesto nel quale lui può essere l'uomo decisivo per fare il salto di qualità. Cosa che tra l'altro ha fatto sia agli Spurs che ai Raptors. Le due situazioni in cui ha vinto. Qualcuno ha detto Dallas? Vediamo, non lo so, vediamo. Parliamone, vedremo. Basta, eh, anche Chicago sarebbe bello, sarebbe molto interessante anche ai Bulls dopo tutto quello che si è visto, no? Lavin, Vucevic e compagnia, sarebbe molto interessante. Gestirai meglio tele live durante i playoff? E la Lega Basket, dice Reggio, fa pena. Eh, non lo so, io sono di parte. Io sono di parte sia per me, che giustamente quando faccio le cose tento di farle nel modo migliore possibile, quindi è normale e mi sembrano fatte bene perché spero di farle bene, e, e sia per la Lega Basket. Eh, che ha fatto anche a botte la sedia a parlare della Lega Basket, ehm, Kawaii Nix sarebbe interessante. Molto interessante. Ma dovunque vada, Hawaii sarà interessante, signori miei. Ne parleremo. Basta, basta, non vi annoio più, anche perché tra poco gioca a Milano e quindi bisogna seguire l'andamento anche dell'Eurolega. Perché? Perché basta, non vi dico altro. Ci si vede domani. Guida il campionato YouTube sabato alle tre e mezzo qui. Su Twitch, Lowstaff Saturday. Forse piccolo spoiler sull'anello. Forse ve l'ho avuto là. E chiudiamo con questa cosa qui. Grazie a tutti per esserci stati, per avermi fatto compagnia.